A 13 giorni dall'esordio in campionato e a meno di una settimana da quello in Coppa Italia con il Monterosi, il Teramo sa che la strada da dover percorrere è ancora lunga. In questo momento Guidi sta lavorando con un gruppo in cui qualcuno va ancora inserito gradualmente perché è arrivato da poco. L'ultimo è stato Tozzo, che presumibilmente sarà il titolare tra i pali. E soprattutto vanno colmate le lacune d'organico evidenti. Le partenze di Santoro, Cianci e Diakité, benché siano state remunerative, hanno sguarnito la rosa del tecnico in tre settori fondamentali del campo. In difesa a destra Aze Osmanovic nell'amichevole col Castelnuovo ha dato ottime risposte e sarà lui il padrone di quella corsia laterale. In mezzo Soprano e Piacentini dovrebbero partire con un discreto margine di vantaggio su Bellucci e Trasciani, che potrebbero essere però ottime alternative. Ma per Rillo a sinistra e Aze Osmanovic a destra mancano le alternative. In mezzo Santoro non sarà semplice da sostituire, è arrivato Fiorani, 3 anni meno del neo perugino, ma che ha bisogno di tempo per crescere, oltre a Cucurullo. Ecco perché al momento Arrigoni, Mungo e Viero sembrano il terzetto destinato ad avere i galloni da titolare. Anche qui, tuttavia, oltre a Cucurullo e Fiorani, servono innesti per corroborare il settore nevralgico del campo. Davanti l'arrivo di Malotti consente di poter avere una soluzione esterna, ma manca ancora, in maniera enorme, l'attaccante centrale. C'è Berligé al momento con Kiele Mateng, che tuttavia è più adatto ad una posizione esterna. Partito Cianci, va trovato chi possa raccogliere il testimone del Barese, che però a Teramo è stato di fatto solo di passaggio. Tempo non ce n'è ancora molto, considerando che la gara di sabato pomeriggio contro i laziali neopromossi in Serie C, benché ufficiale per il Teramo, sarà solo una prova generale di condizione. Con Guidi che spera di avere qualche tassello in più da giocare per evitare di iniziare il campionato già con il fiato corto. Ma ora sono tantissime le cose che dobbiamo migliorare, sia nella prima costruzione e soprattutto quando riusciamo a portare il possesso palla nella metà campo avversaria. Non dobbiamo essere frenetici, molte volte forziamo delle giocate che ci precludono di dare continuità al nostro possesso oppure di andare alla ricerca di uno spazio da attaccare con più qualità. A volte siamo troppo frenetici e poi soprattutto chiaramente c'è da migliorare la pressione, il pressing, ma queste sono tutte cose fisiologiche da dover migliorare perché abbiamo intrapreso da poco la nostra stagione e soprattutto è una rosa ancora incompleta, siamo un gruppo totalmente in costruzione e quindi ci vuole del tempo anche per far passare a tutto il gruppo ogni concetto e ogni idea di gioco.